Il governo venezuelano ricorre all'esercito per lottare contro la criminalità. È questo il problema numero uno del paese, ha dichiarato Nicolas Maduro, il nuovo presidente eletto al photo finish un mese fa. 3.000 soldati pattuglieranno le vie di Caracas nel quadro del Plano Patria Segura. Nell'agglomerato di Petare verranno inviati più di 1.000 agenti appartenenti a tutti i corpi dello Stato. La polizia bolivariana ha affiancato l'esercito per garantire il massimo della sicurezza possibile e proteggere i cittadini di Petare nello stato di Miranda. Garantizzarle la sicurezza che si merecen tutti i parrocchiani qui in Petare, nel stato di Miranda. La decisione di militarizzare la lotta contro la criminalità non raccoglie solo consensi. L'opposizione ha criticato duramente questo provvedimento, sostenendo che andrebbe piuttosto riformata la macchina della giustizia, visto che la stragrande maggioranza dei reati oggi rimangono impuniti. Resta il fatto che, secondo le statistiche dell'ONU, il Venezuela è il quinto tra i paesi più pericolosi del mondo. Il governo nel 2012 ha contabilizzato 16.072 omicidi, ovvero 55,2 omicidi ogni 100.000 abitanti. L'Osservatorio venezuelano della violenza ha rivisto questa cifra a rialzo: 21.692 omicidi recensiti per un tasso di 73 morti ammazzati ogni 100.000 abitanti. Il governo ha un'altra emergenza da affrontare. La penuria di generi di prima necessità, carta igienica ad esempio. Mercoledì questo supermercato di Caracas è stato preso d'assalto. In poche ore gli stock sono stati esauriti. Ho cercato la carta igienica per 2 settimane. I soldati mi hanno detto che qui l'avrei trovata. Allora mi sono messa diligentemente in fila, spiega questa signora. Il governo parla senza mezzi termini di una campagna tesa ad allarmare i venezuelani, una campagna di destabilizzazione. Il ministro del Commercio ha annunciato l'importazione d'urgenza di carta igienica. La rivoluzione ci porterà nei prossimi giorni 50 milioni di rotoli di carta igienica. Tra venerdì e mercoledì della prossima settimana arriverà il primo carico di 20 milioni di rotoli. Quanto basta per rispondere alla domanda? Per una settimana e forse anche di più. Che ci permette di coprire incluso lo necessario. Una settimana, incluso più di una settimana. Negli ultimi giorni nei supermercati scarseggiavano la farina ed altri alimenti base. Il presidente Maduro lunedì ha accusato uno dei principali gruppi dell'industria alimentare di stoccare le proprie scorte per mettere volontariamente in difficoltà il sistema. Ora la polemica sembra rientrata, ma la tensione resta alta.